Ristrutturate numerose parti del santuario del Beato Sante a partire dal refettorio, dove stamattina Padre Simone Giampieri ha aperto la conferenza stampa sottolineando la bellezza del luogo grazie ai lavori di ristrutturazione effettuati che ormai erano necessari. Oggi vediamo la realizzazione e una bellezza che ritorna, che è a patrimonio non solo di noi, perché questo luogo è per tutti, è patrimonio dei pellegrini che al Beato Sante vengono, pregano, con le famiglie, e quindi trovano se stessi. È un patrimonio per tutti, per la regione, per noi e per tutti coloro che transitano qui. Il cavalier Bartocetti, ideatore del progetto, ha sottolineato l'importanza del lavoro di squadra per la realizzazione degli obiettivi prefissati. Ha ringraziato tutti, in particolare l'assessore della regione Baldelli, per aver reso possibile la ristrutturazione. Succede 2 anni fa, abbiamo così avuto la Regione Marche qui in un pranzo. Mi sono appellato alla Regione Marche perché questo refettorio stava veramente, lo dovevamo chiudere, insomma non poteva essere più fruito dai cittadini. Ci siamo appellati alla Regione Marche e ha risposto positivamente, quindi un ringraziamento particolare va all'assessore Francesco Baldelli perché si è subito adoperato, subito stanziati i soldi per il restauro di questo bellissimo refettorio che oggi torna alla fruizione di tutto il popolo di Dio che frequenta questo santuario nelle vallate del Metauro e del Foglia, ma anche di tutta la Regione Marche. Un grande orgoglio, un investimento di 200.000 euro che oggi, ecco, possiamo dirci soddisfatti, e questo vorrei, ecco, dedicarlo a tutti i volontari e a tutti noi e soprattutto ai frati francescani minori delle Marche. Anche il sindaco Petrucci ha ringraziato in particolare l'assessore Baldelli ed ha evidenziato la disponibilità dei frati per aver reso il santuario uno spazio di confronto anche con le scuole. Sindaco, quali sono stati gli interventi principali della ristrutturazione? Interventi sono quelli che vedete alle mie spalle, quelli che riguardano tutto il refettorio, con tutte le parti lignee, i quadri all'interno del refettorio, il soffitto, tutto ligneo del refettorio, tutta la pavimentazione. Siamo andati a recuperare gli altari ligni, 3 dei 6 all'interno della chiesa, più tutto lo spazio del chiostro. Gli interventi termineranno a settembre con il recupero anche della parte del campanile. Su questo permettetemi di dare naturalmente ringraziamenti a tutti che sono già stati espressi, a tutti i presenti, ma un pensiero in memoria lo devo fare a Vari Siacucci, presidente della Prolocco Onoraria per 50 anni, da cui tutto è partito nel 2019. L'assessore della regione ha parlato del Beato Sante come un punto di riferimento e di valorizzazione per le Marche. La regione non poteva rimanere indifferente negli 800 anni di fondazione di questo santuario, che è un punto di riferimento per i fedeli di questa comunità, della nostra regione, ma anche un attrattore turistico di grande rilevanza. Chi conosce il santuario del Beato Sante sa che ha una valenza architettonica, storica e culturale che non lascia indifferenti. Ma aveva anche grandi criticità questo santuario, nel suo chiostro, in alcuni altari della chiesa e soprattutto nel refettorio. L'abbiamo voluto riportare quello che era originariamente, mettendolo in sicurezza e valorizzando gli aspetti artistici e culturali che rappresenta il refettorio stesso e gli altri luoghi del santuario, con un investimento di 200.000 euro. Presente al tavolo anche Lorenzo Campanelli, presidente della Fondazione Homo Bonus, che si è dimostrato orgoglioso di contribuire a progetti importanti per aiutare la comunità.